Buongiorno, siamo davanti a una delle icone di una cittadina dell'Alto Lazio che non diciamo, è Vincenzo Di Papos, che è un grandissimo pub molto affermato, e lui dirà a tutti coloro che dicono in giro: ah, mi piacerebbe tanto aprire il mio pub, oh sì, sarei felice, vedrei tanti ragazzi ogni giorno, sarei un ragazzo sociale. Di com'è veramente e quali sono le cose belle e le cose brutte? Beh, le cose belle ovviamente sì, avere tanta gente, una clientela giovanile. Giovane anche, sì. Giovane e giovanile. Giovane e giovanile, vero. Io sono giovanile, gli altri sono giovani. Giovani che si divertono, stanno bene, si fanno una chiacchierata, mangiano gli hamburger e tutto. Ascoltano musica. Musica, certo. Si fanno le ore piccole. Molto piccole. Molto piccolo direi. E i lati complicati? Lati complicati è quelli che non pagano, non è vero, scherzo, ovviamente pagano tutti. E beh, qualcuno magari non paga. Che lati complicati, devo dire che ci sono dei clienti un po' più tosti. Vivaci. Oltre che vivaci, sì. Che hanno fretta di mangiare, mettono pressione, tutto quanto. Ecco, diciamolo a tutti, smettiamola di mettere pressione a chi sta lavorando, specialmente se si è in un locale affollato, bisogna esatto. Essere gentili, educati, certo, anche il locale farà in modo di essere celere, però insomma andare lì a scaricare tutta la settimana addosso a questa povera persona non mi pare una cosa giusta. E invece per quello che riguarda, perché è un luogo grande, io vedo qui un luogo grande, e può entrare chiunque. Io ho provato ad aprire un mio locale, ma mi sono subito ritirato in buon ordine, perché l'impatto col pubblico può essere veramente... Cioè, non sai cosa entra, non sai chi entra, non sai... chi entra, vabbè, se si ragiona così non si apre mai, te lo dico. Ah. Invece ti butti a capofitto, poi stando dentro si valuta e si va avanti. Allora, qual è il consiglio che daresti a un giovane che vuole aprire tra 2 settimane? Allora, innanzitutto ad oggi ci vuole coraggio. Coraggio perché? Per tante cose, per coraggio per le tasse, per le tasse. Di la verità, di la quello per che la te, verità, ci sono tante tasse, molte tasse. Poi per un giovane consigli che do è trovare un personale veramente affidabile. E non è facile, vero? Non è facile, stare sempre col sorriso. Col sorriso. Perché a oggi come oggi non è facile trovare del personale come si deve? Ma non so, non vedo più i ragazzi che stanno. Non ci sono abbastanza scuole di formazione, oppure arrivano così, giusto perché non sanno cos'altro fare e vengono così. Sì, più chiaro, sì. Più che altro si vorrebbero improvvisare barman, ma poi non è così. Pensano che è un gioco, che è una cosa facile, ma non è assolutamente facile. Siamo anche detti psicologi noi. No, ma io lo credo bene, perché ci vuole una grande conoscenza delle varie personalità, delle varie... della proprio del pubblico per stare proprio in prima linea così. Io ho sempre ammirato chi fa il tuo lavoro. E un'altra cosa, per quello che riguarda invece approvvigionamenti, c'è un trucco da tenere presente? Cioè, perché io ho visto per esempio i fornitori, la qualità del cibo, nel senso, cioè dare alle persone cose sane, qualità importantissimo, certo, ovvio. E poi anche il fatto che ci sono persone che possono abusare degli alcolici, cosa come ci si regola in questi casi? Ah, in questi casi ci si regola, ok, la scelta della materia prima è importantissima. Noi abbiamo prodotti di qualità, non lo dico perché ce l'ho io, ma veramente prodotti di qualità. Io lo so perché sono un tuo cliente, quindi garantisci. E per quanto riguarda la clientela magari un po' facinorosa o ubriaca, esatto, allora si deve capire il momento che bisogna dire basta con darle da bere. Ma ti è mai capitato di chiamare le forze dell'ordine? No, fortunatamente no. Non, fortunatamente, sei stato bravo a prevenire. Esatto, ce la siamo sempre sbrigata da noi.
cioè nel senso non con la violenza ovvio, col parlare. Tornando indietro, cambieresti il mestiere o lo rifaresti? Guarda, io lo amo questo mestiere, io ho abbandonato un lavoro in azienda elettronica per improntarmi su queste attività. E lo fai molto bene, Vincenzo. Grazie mille. E quindi venite qui da Papos, cercatelo, non vi dico il paesino dove siamo perché deve essere una scommessa, comunque Papos Burger vedrete che lo trovate. E, voglio prima ancora chiederti qual è il tuo sguardo sui giovani, sono cambiati, sono diversi anni che lo fai. Beh, da quando lo faccio si sono cambiati, nel senso che a parte tanta clientela io qua l'ho vista veramente crescere. Esatto, o invecchiare. E o invecchiare. Sono cambiati, vedo molto più... meno improntati sul lavoro, che penso più a divertirsi. Forse è un bene se poi c'è anche... Sì, per carità. Ognuno fa quello che ma vuole. Ma studiano? Cioè, si divertono e basta? Studiano pure. Sei pessimista o ottimista sui giovani, sul domani? E ottimista. Meno male, va. Grazie, Vincenzo. Prego. Grazie.